tante belle cose, cari telespettatori di Telesveva, benvenuti a questa nuova puntata. Tante belle cose al nostro nuovo ospite, Raffaello Sappio. Tante belle cose a te. Grazie Raffaele, come grazie stai? Grazie dell'invito, bene. Tranquillo? Bene. Sì, abbastanza. Tutto ok. Insomma, ringrazio per aver accettato questo invito. Do subito qualche nota biografica per chi non ti conoscesse ancora. 29 anni, giovanissimo, ancora per poco, mi dici tra le note, quando compi 30, siamo vicini. Il 29 settembre, manca proprio poco, purtroppo. Avvocato. Avvocato, penalista, civilista? Qual è? Penalista, penalista, sì. Beh, giovane avvocato, allora... Con tutte le difficoltà del caso, certo, sì, certo. Giovane avvocato. Oggi sì. È una giornata di ospiti avvocati, abbiamo avuto poc'anzi anche un'altra amica. Siamo in tanti. Come ha questo approccio al lavoro? Da quanti anni ormai sei avvocato? Sono avvocato da 4 anni e mezzo, faccio, diciamo, frequento le aule di tribunale da 6 anni e mezzo, insomma è abbastanza dura per i giovani, soprattutto per chi si approccia al diritto penale, certo. C'è sempre molta diffidenza e quindi maggiore difficoltà, però combattiamo. Ma in questo caso, se dovesse capitare una causa civile, la prendete comunque? Non ho la possibilità di mandare indietro nessuno, però ovviamente dipende dalla complessità della vicenda. Va bene, oggi non in veste di avvocato naturalmente, no. Ma di lettore. Abbiamo recuperato, se non ho capito male, una lettura del passato, sì. Una lettura liceale. Sì. I nostri amici avranno già avuto modo di vedere alla lavagna l'autore, parliamo di Primo Levi. Qualche cenno biografico, un autore del Novecento, antifascista, insomma, ha vissuto delle terribili esperienze, certo. Nel campo, con i lager nazisti, certo. Ad Auschwitz. Giusto? Sì, ed è proprio da lì che nasce, insomma, questo suo desiderio di raccontare un po' quella che era stata la vita, l'esperienza terribile in quei momenti drammatici, e lui ha scritto una serie di libri, appunto, che prendono spunto da questa esperienza, tra cui Se questo è un uomo, il libro... Lui era un chimico comunque. Sì. Sì. Scrittore, poeta, partigiano, so che ha anche partecipato al Partito d'Azione Clandestino, quindi un po' più orientato, certo. Politicamente, ebreo, quindi certo. Ha dovuto patire, quindi un destino comune a tanti altri ebrei. Certo. Il campo forse il peggiore in assoluto. Quello di Auschwitz-Birkenau, sì. Mi dicevi tra le note che comunque è un campo che tu hai visitato. Sì, io durante, credo, avevo appena compiuto 18 anni con la scuola, con il liceo Nuzzi di Andria, nell'ambito del progetto Socrates Comenius, visitammo uno scambio culturale Polonia-Italia, avevamo la possibilità di visitare il campo, fu un'esperienza veramente molto bella che segnò me come tutti gli amici di classe, perché fu una bella esperienza. Certo. Quando mi hai proposto quest'autore io sono stato felice, anche perché auspicavo che qualcuno lo proponesse. Quindi quando mi è arrivata questa richiesta ho fatto, voglio dire, non salti di gioia, però sono stato proprio lieto. Nei limiti. Certo. Allora, che cosa ci leggi di Primo Levi? Sì, è praticamente un capitolo di questo libro, del libro Se questo è un uomo. Il capitolo, che poi è il romanzo più famoso di Levi. Sì, sicuramente sì. E il capitolo si chiama Il canto di Ulisse. Okay. È molto significativo perché brevemente lui lavora all'interno del campo, ha contatto con un ragazzo francese che si chiama Piccolo, cioè il più giovane del comando, che si preoccupa di razionare il cibo e quant'altro, e lo sceglie per andare a prendere la minestra, la zuppa, e durante questo percorso che fanno cerca di spiegargli un po' la lingua italiana, e soprattutto gli viene in mente di spiegargli il canto di Ulisse, il canto del 26° canto dell'Inferno. Abbiamo anche trattato, tra l'altro, quindi sì, hanno già ragione, insomma. Io non ti nascondo che ho già un po' i brividi, per cui ti invito subito alla lettura e ci lasciamo magari un commento finale. Buona lettura allora, Raffaele. Grazie. Prego. Il canto di Ulisse, chissà come e perché mi è venuto in mente. Ma non abbiamo tempo di scegliere, quest'ora già non è più un'ora. Se Jeanne è intelligente, capirà. Capirà, oggi mi sento da tanto. Chi è Dante? Cos'è la commedia? Quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cos'è la Divina Commedia? Com'è distribuito l'inferno? Cos'è il contrappasso? Virgilio e la ragione, Beatrice e la teologia. Jeanne è attentissimo ed io comincio, lento e accurato. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima in qua e in là menando, come fosse la lingua che parlasse, mise fuori la voce e disse: quando qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso, povero Dante e povero francese,
Tuttavia, l'esperienza pare prometta bene. Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua e mi suggerisce il termine appropriato per rendere antica. E dopo quando? Il nulla, un buco nella memoria. Prima che sia Enea la nominasse, altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile. La pietà del vecchio padre nel debito amore che doveva Penelope far lieta. Sarà poi esatto? Ma misi me per l'alto mare aperto. Di questo sì, di questo sono sicuro. Sono in grado di spiegare a Piccolo, di distinguere perché misi me non è gememis, è molto più forte e più audace. È un vincolo infranto, è scagliare se stessi al di là di una barriera. Noi conosciamo bene questo impulso. L'alto mare aperto. Piccolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire. È quando l'orizzonte si chiude su se stesso, libero, diritto e semplice. E non c'è ormai che odore di mare, cose dolci fortemente lontane. Siamo arrivati alla centrale elettrica, dove lavora il comando dei posacavi. Ci deve essere l'ingegner Levi, eccolo. Si vede solo la testa fuori dalla trincea. Mi fa un cenno con la mano. È un uomo in gamba. Non l'ho mai visto giù di morale. Non parla mai di mangiare. Mare aperto, so che rima con diserto. Quella compagna picciola dalla quale non fui diserto. Ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d'Ercole, che tristezza. Sono costretto a raccontarlo in prosa, un sacrilegio. Li miei compagni feci io sì acuti. E mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo acuti. Qui ancora una lacuna, questa volta irreparabile. Lo lume era al di sotto della luna, o qualcosa di simile. Ma prima, nessuna idea. Kaine Anung, come si dice qui. Che Piccolo mi scusi, ho dimenticato almeno 4/3. Benissimo, bravo Raffaele, bravo veramente. Io ti ringrazio per questa partecipazione, ti rinnovo l'invito per un'eventuale seconda edizione, il tempo scorre inesorabile, lo diciamo sempre. Qui c'è una fotoricordo che ti aspetta. Concludiamo con tutti i nostri ospiti con una consueta formula, tante belle cose. Tante belle cose.